È l'alba di un nuovo giorno, che cazzo, amici! Così sono motivante, capito? Buongiorno, Rocky! Dovremmo prendere anche una cuccia, questo povero cane. Allora, immagino che non ci sia nessuno. Nel frattempo Amazon è tutta notte consegna pacchi, ma stanno arrivando i nostri Really? dipendenti. Nel frattempo ci penso io a rifornire. Come ho fatto a riempirsi il cestino durante la notte qua? Se hai lasciato aperto, hai lavorato a stazione in teoria, dovresti aver fatto un sacco di soldi. In teoria. Beh, 728, siamo quelli che... vedi. Allora, possiamo Really? forse dare un aumento di qualcosa qua? Tipo la velocità dei dipendenti, che dici? Sì, Sì. aumentiamo un po' la velocità dei dipendenti. Allora, riforniamo. Good morning. Salve anche a te. Lo so, vediamo prodotti di alta qualità qua, eh? Mica cazzi. Cagano anche i È un dipendenti. inferno, sto cazzo di cesso. Probabilmente si cagheranno i dipendenti, no? Non gli do mai un giorno un minuto di pausa. Non lo so. Sono così pezzi di merda. In teoria dovremmo fargli l'ufficio apposta per farli andare a riposare una certa, ma quando ne Ma scusa, avremo ma di più? lavorano anche di notte? Fammi capire. Ma non lo so, sai, se stanno Ah, lui lavorando, sta sì, stanno lavorando, lavorando, lasciamolo bravo, bravo. lavorare. Guarda, non interferisco a dargli la mano solo perché non voglio che mi si buggi. Perché non vorrei che sia quello, perché prima l'ha fatto buggare. Anche secondo me. Quindi piuttosto diventerai più abile tu, ma... questa spazzatura. Una cazzo di... Madonna mia! Boh, Mi sa che è proprio a fare canestro. direi chiamiamolo. Allora, io voglio aumentare... sta roba, so che finché ho i clienti qua, che cazzo aumento? Niente. Tu come stai? Ma tu sei freschissimo. Tu sei il migliore. Guarda Già che è il poi te. migliore, cos'è il... Adesso voglio farci caso anch'io se mi paga per la spazzatura. O se pago io lui. No, 4 euro. Paga lui. Va bene. Allora, cosa possiamo aumentare? L'autolavaggio? E quindi come lo fai? Ah, Porcaccio non demonio. penso proprio. Diamo una potenziata al cesso. Non so dove. Zio conta quanto costa. Qua tocca fare più soldi. Vai Sì. dal meccanico. No. Bravissimo, cavai Jack. Fai vedere come sei. Potenziamento delle pompe era, mi pare, 500. Ma perché la struttura costa 3000. La pompa è occupata sempre, ma... aspetto che se ne vada le palle quello lì. No, penso che devi. Non No, so. se è così qua si viene a prendere la macchina e si leva. Io provo a fare l'upgrade a meno di questo. Dai, sali in macchina, dimmi che sei... Oh, non sei tu quello della nera? Di chi cazzo è quello con la nera? Qualcuno ha lasciato la macchina nera in doppia fila? È Signore! sua? Vada a spostare Returning. la macchina! Mi dà le chiavi, la sposto io. Ok. La roba, ok, dai, è rifornito. Pulisci. Deodorante, poi. Deodorante! Aspetta, aspetta. Meglio così, No! meglio così, meglio così, meglio così. Via, è mia, è mia, è mia. Occupato, da chi? Ah, F to close. No, non c'è affare. Ma vaffanculo. Ma minchia, questa? Ma neanche. Oh, signore, io devo aumentarla, ve lo dico una certa. Stasera lo chiudo, eh. Minchia, devo aumentarle. Dai, un bel potenziamento, altri 220. Dai, su, dai, dai, un bel potenziamento. Cosa? Autolavaggio? No, era 1000. Dai, non quello. Cosa potenzio? Quando chiudi fai le due pompe. Ma so, le due, quindi sono una mil un millino sono. Ho capito, almeno c'è più Ok. soldi. Sì, va bene, dai. Davvero, non lo so. Porca puttana! Se mi dà il tempo mi chiude nel cesso pure a me. Boh, non c'è capito quello, va a lavarsi la macchina. Cioè, ha mai visto un dipendente che sa cosa vuole fare prima ancora che lei lo pensi? Io. Non è indipendente, lei è il capo, è il proprietario. Sono il proprietario, ma dopo tutto sono comunque un dipendente. Un lavoratore, voglio dire. Salve. Ok. Soldi a deodorante, palate qua. deodorante, deodorante. Perfetto. Deodorante pure a breve sarà da riordinare, ma quello è meno invasivo. Però Questa era la signora, signora di prima. Questa è la signora di prima. bastarda. Madonna, gli ho fatto Cosa che aveva mangiato? cazzo caga. Che Good è successo? La morning. voglia, più lo lascio aperto, più puzza di merda. Ma funziona. Ciao, Ciao Rocky. Rocky, non si è affamato. Ci mancherebbe, cazzo, mangi pure gli altri. Dov'è?
Oh. Cazzo, sento il dovere di potenziare qualcosa qua. Più veicoli. Potremmo farlo. Sì, più veicoli. Prima devi potenziare pompe. More custom without a car. Ah, questi sono più acquisti senza macchina. Anche. Really? Mentre la capacità del carburante senza dover andare a potenziare a mano. Questo fa acquistare più cose, più un oggetto in più ai quelli che vengono a prendersi la roba. Sì. Ma fai quella, vai su. Quale? Quella di... I veicoli? O questa? No, 20% di chi viene senza macchina, dai. Ehi, pompatore! Pompatore! Ma sì, va, beviti il caffè. Che cosa sarà mai? Un po' di caffè mentre metti benzina, magari esplode tutto. Dì. Ragazzi, queste cose qua... Sì, sì, l'ho dato. Oh, questi qua sono per i clienti, li sanno voi a gratis. Mi cagate il cazzo, eh? Già vi pago, più il caffè. Ci sarà la stradina che... Non volevo fare questo. Volevo prendere i soldi, Daisy, non volevo rubarti il lavoro. Ma finché c'ho clienti non riesco a levarmi dal cazzo. Ok. Senti, Daisy, dopo il caffè riposo, tranquilla, la pausa faccio io. Pago io. Vai, tranquillo. Ah, questo è altro per i miei dipendenti. Ok. No, no. Lo sto, c'ho proprio il cuore d'oro, non è... Sì, sì, infatti. Ok. Ma Daisy, vai a rifornire mentre, non è che... Non mi dispiace. Really? Okay. Daisy, avvisami se tocca aprire il Carrefour, che qua un po' troppi ce n'è. 2000 caffè, mi serve il potenziamento, voglio fare il potenziamento. $1000, me ne avanzano ancora 1000. Va, pacù, riponisci tu sta roba. Alex, stai lavorando? Alex? Alex? Alex! Che cazzo fai qui? Non è che sei tu che mi chiami i dipendenti? Taking pumper. Porca puttana, Alex. C'è una macchina per te sopra. Good morning. Questa è per avvisare il cliente che stavo arrivando. Frigo è vuoto. Frigo, porca troia, il frigo. Ma c'è reale nel frigo, no? Hello. Ma a te? Lo so. Vabbè, sta rifornendo tutto sommato, dai. Ok. Come sei messo? Sei stanca? No, sei fresco come una rosa. Ho tolto te, che è una meraviglia, il caffè. Lì. Arrivo, hop, mo ti porto una scatoletta di tonno. Ma se non sai neanche se ha fame. No, ha fame, figlio. Oh! Vicino, va, wow, la spazzatura, cazzo fai là? Ditela, arrivo! Ah. Ok. Sempre il tonno per queste cazze di porte. Ah, bravo Jack, così $100. Guarda lì i patati. Si scrociano. Vedi un po' quella lì. Not hungry. Però Rocky sta freschissimo. Ma solo il gatto mangia. Rocky sta freschissimo. Poi, nuove cose. Strano, io non puzzi. Madonna mia, ma sto bagno, io non so cosa fare, davvero. Devo potenziare sto bagno, mi ha rotto il cazzo. Non lo potenzio adesso solo perché dovevo farmi la spesa della roba lì. Che è arrivato qua? È arrivato il latte, un po' di roba, allora. No, pulisci tutte cose. Ma si fa sempre più zozzo sto coso. Profuma là. Però devo dire che non smell bad. Hello. Salve. È arrivato qualcosa. È arrivato. Okay. Caffè. Ma dipendenti, non è che volete bene il vizio, è uno al giorno, uno. Poi dai, non dite che non sono il miglior, miglior datore di lavoro del mondo, su, dai. E un attimo. Yeah. Suona. Ketchup devo mettere in frigo, no, vero. Mettiamo il fluido qua. Avete capito bene? Il fluido in mezzo alle limonate e i pomodori. Beh, potrei mettere un lavandino, per esempio. Ma dove? In bagno, che non c'è un cazzo in bagno. La dispensa per il sapone. E basta. E quello per la carta, direi. Un'altra carta igienica, pigliamola. Ma dove lo metti? C'è un bagno che è minuscolo. Vabbè, in qualche modo ce lo faremo stare, no? Mettiamo il lavandino sopra. Dai, fornisci qua. Perfetto, un altro po' di ketchup. Saranno altri 4 se ci pensa la Daisy. Dopo il recesso è poco ma sicuro. E voilà. Ovvio. Io ormai lo so. Il processo che fa talmente cagare che la merda esce al di fuori. Altre due luci. 10. Sì. Una da mettere lì e una da mettere lì alla washer. Hello. Possiamo mettere altre 5. Premo le 3. X-Ink, è arrivato il lavandino. Ma è fuori dal bagno o dentro? È fuori dal bagno. Non domandiamoci.
Non domandiamoci perché, va bene. Really? Cosa mi porti tu? Ah, il dispenser per il sapone. Credo sempre fuori, a sto punto. Sì, vicino. Okay. Vabbè, tutto abbiamo... bene, abbiamo bisogno del sapone, che mi sembra che forse l'ho ordinato. Carburante, devo andare a lavare. Hello. Ormai è a botta così. Hello. Sono una macchina da guerra ormai, per ordinare la roba. Ordina, lava. Ordino, lavo, pulisco. E chi... Ah, c'è l'altro, subito, dai. Andiamo. Il cazzo di autolavaggio è troppo lento, perché lo va potenziato? Ma poi vedi un po'. 1500, dai, ce la faccio. Poi devo prendere gli altri cosi. Boom! Oh! Un autolavaggio un po' più serio. Allora, delle luci. Le luci all'autolavaggio, bene. Ne manca una lì, per l'altra pompa. Ah, quelle mancano, esatto, e al centro non le sto a mettere. Lì c'è il washer, lì dentro non mi pare, perché qui dentro le ho messe, sì. Hello. No, mancherebbe una luce lì, dove... Mancano due qua, in realtà. Finiamo la parte washer, va? Vai. Ok. Alex, vai, cazzo, vai a fare la benzina, ci penso io al carburante. Qui l'ho messa la luce o fa finta? Guarda un po', ma sono accese queste minchie di luci? Guarda, non ci siano. La bolletta l'ho pagata, vero? Porca troia, hai ragione. Dovevo la bolletta da pagare, ecco. Minchia, giusto giusto la notte è arrivata. Qua mancano le luci. Qua devo metterla poi. È arrivata la carta igienica. Igienica. Hello. Madonna, mi ha sto sonno. Il dispenser per il sapone. Ma qua dietro. Quello non è per il sapone, è per la carta. Che bagno di merda. Ma perché dovevi fare prima l'upgrade? Non si fa così. Cioè, ti lavi le mani da una parte e le asciughi. Non abbiamo preso il sapone, amore. Qui si stanno lavando senza le mani. Vabbè, asciamo per. Compreremo domani il sapone. Devo chiudere la stazione, amore. Hey. Voglio fare quel potenziamento là, quindi... Boh, io vado a fare sto potenziamento qua, Ce l'abbiamo? Dai che ora ce lo posso fare, sicuro. E voilà! Spumma! Spumma! Anche adesso la puoi anche riaprire. Ma adesso sì, la riapro e poi me ne vado. E sono le 8 di sera, ragazzi, si stacca. Di guardare se sono arrivate le scatole, se ti basta la roba. Per me dopo ci pensa Daisy. Pensa Daisy, gli ho dato un caffè freddo. Ma secondo me il caffè glielo devi dare quando tipo vedi che sono al 60, non che sono al 90. Ma se, cioè, dipende, ma ah, i prima fiori, madò, i fiori! Li prendo adesso, giuro.